presentato al centro d'Abruzzo di Pescara il libro di Max Cavallari, uno dei due componenti dei Fichi d'India, dal titolo Non spegnere la luna. Un'opera allo stesso tempo poetica e riverente, che è anche la storia dell'incontro tra lo stesso Cavallari e Bruno Arena, da cui nasce il duo comico. Nelle pagine l'artista si mette a nudo e racconta le sue avventure nel mondo del cabaret e dello spettacolo. Il racconto di un rapporto sincero e viscerale, quello tra Max e Bruno, poli opposti e complementari, non solo sul palcoscenico. Un'amicizia vissuta tra amore e odio, risate a crepapelle e personaggi geniali, che è continuata anche dopo il grave problema di salute che ha colpito Bruno proprio sul palco di Zelig e li ha costretti a smettere di esibirsi insieme. Nelle pagine di Non spegnere la luna, Cavallari ripercorre il viaggio artistico fra teatro, TV e cinema all'insegna di gag e performance indimenticabili, dalle prime risate strappate sulla spiaggia di Palinuro all'epopea di Zelig. Che bello tornare qua in questa bellissima terra dove io e Bruno abbiamo tanti ricordi, in questo bellissimo centro commerciale con una direttrice fantastica e bella, e come sei bella tu che mi stai intervistando. Questo libro, Non spegnere la luna, c'è la copertina perché fa freddo, potete leggerlo, c'è tutta la mia storia, la mia vita, è un libro che volevo scrivere per dare anche a Bruno, ma non ho fatto in tempo perché lui è morto, la gente muore e non avvisa, e comunque è bello perché c'è tutta la storia e tante cose belle che io non ho mai detto, e quindi è il fico d'India che tira fuori le spine, quindi è importante, insomma, carino.